Ciao! Ho appena aperto una sezione demo del mio sito didattico, totalmente gratuita. C'è un pochino di materiale, un po' di tutto, solo per capire, prima eventualmente di sottoscrivere l'abbonamento al magico costo di 2 € al mese, se fa il caso tuo e per prenderci un pochino la mano. Volevo farvela vedere, innanzitutto questo, marcobirobon.com è il video, è il sito. Questo è il sito, la mia home page. Basta andare qui, subscribe. La prima voce è Subscribers Demo, che è totalmente gratuita e accessibile a tutti. Accendo anche la mia faccia, eccomi qua. Sono presenti qualche esercizio di tutte le problematiche che vengono affrontate dalla pagina. Quindi il riassunto è questo: qua c'è il costo esorbitante, 2 € al mese, mi serve per coprire i soldi, cose della i costi della piattaforma, perché c'è tanta roba e perché le piattaforme costicchiano, insomma. Si parte subito con questa è la prima sezione, Practice with Me, è una serie di esercizi, 49 esercizi di tecnica. In ognuna di queste sezioni, vedete qua, c'è la possibilità di scaricare il PDF demo, lo apriamo qua in un altro pannello e vi faccio vedere, si apre qui e qui ci sono gli esercizi, non tutti, soltanto quelli che vengono trattati qua sull'audio. C'è la possibilità di iscriversi a ogni passo, quindi se ti viene l'ispirazione ti iscrivi subito e spendi 2 €. Però ci puoi anche giocare. Gli esempi sono i classici, quindi esercizio sul legato, molto bene, parte l'audio. Noi ci mettiamo la nostra parte qui, appena parte l'audio si sentirà subito. Eccola qua. C'è prima la mia esecuzione. E come al solito alla fine si sentirà il metronomo un pochino diverso, questo. E tocca a lui va avanti, eccetera, eccetera. Ok? Ci ho messo un esercizio di legato, uno di Clark, uno di flessibilità, uno di staccato semplice e staccato doppio. Tanto così per fare un giro su tutti gli argomenti, alcuni degli argomenti che vengono trattati nei primi esercizi. Sono 49, più di 5 ore di studio, per cui c'è di che divertirsi. Secondo topic, scale. Anche qui possiamo aprirci il nostro PDF demo gratuito, quindi le scale che vengono trattate in tutti i modi maggiori, minori, modi antichi, diminuiti, pentatonici, pentatoniche, eccetera, eccetera, in modalità diverse. Ci ho messo Do maggiore. Ci ho fatto alcuni video proprio su questo, quindi potete andare a vedere anche quelli, quindi a quarti, a ottavi e poi addirittura a sedicesimi su 2 ottave. Il funzionamento è lo stesso, c'è l'audio, io suono, tu rispondi, in modo da avere sempre un esempio concreto di come, di una modalità buona in cui è eseguito questo studio, e poi una nota lunga dell'organo per costruire l'abilità di essere sempre intonati. 12 tonalità, 15 modi per ogni tonalità, 36 esercizi in tutto. Fate il calcolo di quante scale ci sono qua dentro. Stessa cosa per gli arpeggi. Li apriamo di qua, eccoli qui. Maggiore, minore, settima, sesta, nona, ad sus, 7, 9, 6, 9, 7, 13, 6, qui chi più ne ha, chi no, più ne metta. Ci ho messo sol maggiore, anche qua è tutto registrato legato, però si possono fare tutte le variazioni possibili e immaginabili. La sezione Soffia la musica in realtà è il mio DVD, come vedete qua, con l'esecuzione e le note a schermo, quindi non serve neanche scaricare nulla, semplicemente ci sono tutti i video presenti con le note sullo schermo. Lo posso eventualmente fare un pochino più grande, vediamo come si vede così. No, ho sbagliato. Va bene, lo lasciamo lì. Aspetta che sei inchiodata la connessione. Questo è un esercizio, ad esempio, sulle articolazioni.
per cui la prima scala sarà legata, sempre il metronomino. La seconda scala sarà articolata e poi ci saranno gli accenti, i punti, marcato, eccetera, eccetera. È soltanto un esempio dei tanti esercizi con le note a schermo che potete trovare in questa sezione. I Bordogni sono, per chi non lo conoscesse, è una raccolta di 25 studi sul cantabile. Marco Bordogni era un docente di canto e ha scritto questi studi per il canto. Noi glieli abbiamo rubati e di solito gli ottonisti di tutto il mondo lavorano sul cantabile proprio per avere questa idea di fluidità dell'aria e di pensare come un cantante, le frasi, il legato, il bel suono, il bel canto. Anche qui ci possiamo scaricare, ho sbagliato, ci scarichiamo il nostro demo, devo vedere perché questo non funziona. Ci ho messo il coso sbagliato, adesso lo vado a correggere, benissimo, Bordogni, ricordarsi. E anche qua c'è la possibilità di ascoltare l'esecuzione suonata a due trombe, quindi io che suono sia lo studio originale che la seconda tromba, poi soltanto lo studio originale e poi soltanto la seconda tromba, così tu ci puoi suonare sopra. Un bel modo per lavorare su questi è anche suonarci soltanto con il bocchino e quindi lavorare in unisono o con la seconda tromba. Questo è quello che si sente, poi vado a sistemare questo link. Quindi prima tromba da una parte e seconda tromba dall'altra. Questo è lo studio originale, sempre col metronomino all'inizio. Eccetera, eccetera, mentre c'è la parte che ritengo più interessante di seconda tromba. Questo per tutti i 25 gli studi, sono parecchie ore di lavoro. E io farò lo studio originale. Eccetera, eccetera, alzo un po' il volume delle cuffie. Prossima sezione, duetti, ce ne sono per adesso 4-5 mi sembra, cioè opere per due trombe. Ho messo Igor Stravinsky, Fanfare for a New Theater, come esempio. Anche qua ci scarichiamo il nostro PDF, che è la parte originale. Queste tostigne, per carità, c'è da solfeggiare. E come sempre c'è la possibilità di ascoltare l'esecuzione completa, quindi le due trombe contemporaneamente. C'è la versione con il metronomo, ma c'è anche la versione senza il metronomo. Questa è la parte di prima tromba o di seconda tromba. Questa è la parte di prima tromba. Ok? Quindi alternativamente in alternanza si possono studiare ed eseguire tutte e due, sempre con qualcuno che suona con te. C'è una sezione in espansione di, adesso mi sembra anche qua, 5-6 studi di Charlier. Per chi non li conoscesse, sono gli studi trascendentali di Charlier. Il più famoso è il 2. Scusami. Eccetera, eccetera. Come esempio ci ho messo il numero 1. Li ho registrati tutti per due trombe, quindi c'è sempre l'accompagnamento della seconda tromba, in tre velocità diverse: molto lento, lento e a tempo. Qua ho messo come esempio la sezione molto lenta, sempre per due trombe, prima da ascoltare.
prima tromba da sola, cioè lo studio originale. Anche qua. Bello studio per la centratura dei suoni. Mentre qua ho messo la parte di seconda tromba. E è possibile suonarci sopra la parte di prima tromba, ovviamente. Che sarebbe lo studio originale. Van der. Eccetera, eccetera. Bella terapia antiscrocco, come si diceva a Firenze. Prossima sezione, concerti solistici. Ci sono due modalità di accesso, nel senso che ho registrato due tipi di file. La prima è una sorta di linea guida, cioè una semplificazione all'osso della linea melodica, in questo caso del concerto di Haydn, c'è anche di entrata, per avere a che fare con qualcuno che suona insieme a te, io, tu suoni il concerto originale, io ti suono la linea semplificata ma con i fraseggi estremamente chiari. Vi faccio sentire un pezzettino. Per cui con l'esecuzione, seguendo esattamente le stesse inflessioni della linea guida, il fraseggio ce lo ritroviamo già in tasca. Diverso è l'esempio di Erotune, un esempio, ve lo faccio vedere qui, è questo. Ho scritto 36 studi di tecnica per affrontare le difficoltà che ci pone l'esercizio. Quindi ho semplificato anche qui alcune cellule, l'inizio, l'ho smontato tutto e ci ho costruito 36 studi. Stessa modalità, quindi io ti suono la prima parte e tu la ripeti. Eccetera, eccetera, sono appunto tutte costruite su differenti sezioni del brano. Alla fine di un periodo in cui ho lavorato su tutti gli elementi tecnici, solo tecnici, non musicali, di Arutunen, ad esempio, l'esecuzione sarà di sicuro molto più facile e molto controllata. Passi d'orchestra, un modo per studiare i passi d'orchestra che di solito si adotta in tutte le classi di conservatorio, quello di fare capofondo, capofondo, capofondo. Studiare vuol dire smontare, cambiare, interiorizzare. Ecco che allora ho scritto alcuni esercizi, parecchi, sono una buona mezz'oretta di lavoro su ogni passo d'orchestra. Ad esempio qua abbiamo Promenade, è per tromba in Do, in cui ho preso le prime due note, o meglio tutto il passo della Promenade, e l'ho diviso in due note che si ripetono tante volte, oppure tre note, oppure quattro note, ad esempio. Ma sono soltanto alcuni degli esercizi, ricordo, ho messo soltanto alcuni esempi di lavoro. Vi faccio sentire soltanto questo, che è il primo. Sempre botta e risposta. Appena parte. Eccolo. Eccolo.
seconda e la terza nota. La terza e la quarta. Stessa cosa, tre note. E costruiamo giorno per giorno, piano piano, alternando le pause al lavoro in modo da non sfasciarci la bocca, fino a controllare ogni singolo elemento e costruirci sopra poi l'esecuzione di tutto il passo d'orchestra. Eccolo qua, tre note. Seconda, terza e quarta. Intanto mi riposo. Eccetera eccetera, ok? Una delle mie sezioni preferite invece è questa sezione d'orchestra, cioè io ti suono tutte le parti di una sezione, in questo caso la prima di Mahler, il finale ha 5 trombe, arriva fino alla quinta tromba, e tu puoi decidere che strumento, che parte ricoprire. Quindi prima te la faccio sentire tutta completa, intanto ce la scarichiamo di qua, tromba in fa. Qua ci ho messo anche tutta la sezione di ottoni, le percussioni. Ok? Poi in questo file mancherà la prima tromba, quindi te la suoni tu, o il tuo gruppo, la tua sezione. Ma stessa cosa per la seconda, stessa cosa per la terza, ci ho messo anche tutte le parti, basta scaricarle, sono già tutte presenti qua. Quindi il file in cui manca la prima tromba, in realtà è all'unisono con la seconda molto spesso, quindi non si sente tanta differenza, però questa è l'idea. Aspetta che lo rifaccio, che ho sbagliato il trasporto. Ho sempre fatto la tromba in do. Questa era col trasporto giusto, meno male. Poi una sezione dedicata ai Corona Warm Ups Reloaded, cioè Corona Warm Ups, al tempo dei Corona avevamo fatto queste dirette da un'ora e un quarto, un'ora e mezza l'una, in cui proponevo diversi esercizi. Questi esercizi sono stati di alcune giornate stagliuzzati e suddivisi per argomento, quindi questi sono esercizi ad esempio sulla 4, respirazione, 4, benissimo. Tutta quella sezione sarà di è una playlist su YouTube e puoi scegliere un giorno alla volta, ogni giorno un esercizio di respirazione diverso per divertirti e per variare la quotidianità. Quindi respirazione, articolazione, qua c'è la pubblicità e chi più ne ha più ne metta. Questa è una bella sezione che mi piace molto, così come rilassamento, anche se il programma è piuttosto tosto, e si tratta di uno spettacolo che si chiama Nano Nano, che ho fatto con l'orchestra Haydn di Bolzano e la New Project Orchestra, che è una big band del Trentino, tutto insieme per un concerto di carnevale. Infatti siamo vestiti anche in maniera piuttosto strana, però era un concerto di carnevale. Ci ho messo le note a video e puoi suonare insieme all'orchestra Haydn di Bolzano. Altro genere, altro modo, un po' di musica leggera. E suonarci insieme. Le note sono a schermo, quindi
c'è da divertirsi. Le colonne sonore sono quelle dei telefilm degli anni 70, quindi veramente delle bellissime melodie. Questo è quanto, qua c'è del materiale già qui per divertirsi abbastanza. Qualora ti fossi così incuriosito, per 2 euro al mese c'è la possibilità di schiacciare qui, bam, e facendo subscribe qui puoi accedere a tutti i contenuti. Ci sono anche dei video demo, questa è la lista scritta di tutti i contenuti, la possibilità di pagare con PayPal o con Stripe, quindi cose che maneggiano la carta di credito, non io ma loro, in maniera assolutamente legale e molto molto ben controllata, la possibilità di disdire l'abbonamento quando ne hai voglia. Penso che sia una quantità e una mole e una qualità di materiale che possono aiutare molti trombettisti a qualsiasi livello, quindi dai grandi, dai professionisti, ce ne sono già fra i miei iscritti, e gente che magari ha cominciato da poco, perché tutti gli esercizi sono suddivisi in più facili e più difficili. Quando il registro va troppo in alto basta fare l'ottava bassa e giocare con il materiale, ma sempre avendo, torniamo qua, sempre avendo a che fare con un esempio concreto e ben suonato nelle orecchie a stretto giro di posta, quindi io suono, tu suoni, io suono, tu suoni. Alla lunga, o uno è degoccio o piano piano impara a gestire meglio il proprio suono, il proprio modo di suonare. Ok? MarcoPirobon.com/subscribe o subscribers demo, proprio per fare in modo di provare questa sezione. Ti aspetto lì, a presto, ciao ciao!